Sapete chi è la compagna di Checco Zalone? È famosa e l'avete vista in diversi suoi film, conosciamola meglio anche perché ci sono recenti rumors da poco usciti che hanno lasciato i fan senza parole. Checco Zalone è un comico, showman, attore, cabarettista, imitatore, cantautore, sceneggiatore e regista italiano di talento che da anni fa divertire il suo grande pubblico che lo segue da sempre. L'intensità dell'affetto che i fan nutrono per lui è la medesima dal suo esordio, indimenticabili sono state le sue imitazioni a Zelig, come i suoi film che hanno fatto il boom al botteghino. Luca Pasquale Medici, grazie a Checco Zalone e allo stereotipo che il suo personaggio rappresenta, ha fatto fortuna e i fan continuano a seguirlo ovunque, sia al cinema sia nei suoi spettacoli teatrali dove riempie sempre le platee. Eppure, nonostante la parte lavorativa praticamente la conosciamo tutti, in quanti di voi sanno chi è la compagna di Checco? L'avete vista anche in uno storico film dove il cantante si struggeva per la sua amica Angela, dedicandole anche una romantica canzone. Conosciamola insieme, la compagna di Checco Zalone. Checco Zalone non è sposato ma convive da 18 anni con Mariangela Eboli, la madre delle sue due figlie Gaia e Greta. Entrambi molto riservati, di Mariangela non si sa molto se non che è apparsa in alcuni film del compagno, tra cui Cado dalle nubi, dove interpretava l'amica di Angela, il primo amore di Checco. Si sono conosciuti in una pizzeria dove lei cantava ai Medici con un approccio come solo lui avrebbe potuto fare, le ha chiesto: "Sono un musicista matrimonialista e avrei bisogno di una che canta nei matrimoni, ma, sfigato come sono, non mi capitarono più matrimoni." Così iniziarono a collaborare insieme sia a livello professionale che nella vita. Come rivelano da Dagospia, la Eboli è amministratrice unica della società di Checco, la MZL SRL, l'attore pugliese è imprenditore di se stesso e la sua società ha un patrimonio di 5 milioni di euro gestito appunto dalla sua compagna Mariangela. Addio a Checco e Mariangela. Purtroppo però negli anni in cui le coppie maggiormente amate stanno scoppiando, tutte, vuoi Francesco Totti e Ilary Blasi, Chiara Ferragni e Fedez, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, Claudio Amendola e Francesca Neri e così via, pare proprio che nell'elenco bisognerà aggiungere anche Checco Zalone e Mariangela Eboli. Secondo Dagospia i due compagni si sono lasciati, il sipario si è definitivamente abbassato quando Checco, all'anagrafe Luca Pasquale Medici, si è presentato nello studio di un avvocato di Roma per attivare le pratiche di fine rapporto. Per il momento nessuno dei due ha smentito o confermato nulla, anche se nell'aria pare ci fosse già crisi da un po', da quando uscirono i rumors poi smentiti con Virginia Raffaele. Se la notizia fosse vera, speriamo che possano trovare un punto d'incontro e vivere in maniera civile per le loro figlie. D'altronde l'amore in una coppia può sempre finire, ma l'amore per i figli resta per sempre.